Si terrà martedì 20 maggio alle 18 presso i locali della Chiesa dei Terzi l'incontro tra la cittadinanza e i vertici comunali di Cerveteri, quelli di Acea e di Arsial, per fare il punto della grave situazione idrica che si protrae da diversi anni in quella parte di territorio. È un problema molto serio che crea diversi disagi agli abitanti del quartiere di Cerveteri, quello relativo alle vecchie condutture, a cui si aggiunge la pericolosa presenza di arsenico nell'acqua che non può essere consumata per uso umano. È un problema che è legato alla vetustà degli impianti, sono impianti realizzati negli anni 50 e quindi l'infrastruttura andrà completamente sostituita, le tubazioni andranno completamente rifatte perché fatte con materiali non idonei. In più mettiamoci che le sorgenti che alimentano questi acquedotti purtroppo hanno creato problemi negli ultimi anni di presenza di arsenico. Noi come Comune di Cerveteri abbiamo già da tempo, già dal 2008, sono in vigore tutta una serie di ordinanze di non potabilità dell'acqua, l'ultima di luglio del 2013 che a seguito delle ultime indicazioni da parte dell'ASL hanno decretato l'inutilizzo per qualunque tipo di utilizzo umano dell'acqua. Stiamo in contatto con Arsial, in contatto con Aceato 2, la quale ha messo a disposizione questi serbatoi, due serbatoi come quello che vedete alle mie spalle, sono due serbatoi che vengono quotidianamente riforniti di acqua potabile. In più, come Comune di Cerveteri, abbiamo installato una fontanella con un dearsenificatore nei pressi della chiesa parrocchiale a Piazza Tisserand. Stiamo cercando in questo modo di dare una risposta al problema. Chiaramente questo non può prescindere da tutta una serie di interventi, come dicevo prima, infrastrutturali, che però prevedono delle tempistiche chiaramente non brevissime, perché ovviamente capite bene che sostituire chilometri di condotte non è una cosa che si riesce a fare in tempi brevi. L'amministrazione siamo in prima linea su questa problematica, siamo in prima linea. Bisogna che i cittadini capiscano che oltre all'impegno da parte nostra c'è un discorso legato a dei tempi oggettivi per gli interventi. Si era paventata l'ipotesi, e questo vorrei anche dare un'informazione di carattere più tecnico, l'ipotesi di poter alimentare l'acquedotto attualmente esistente ad Arsial con una condotta Acea che arriva qui nelle vicinanze. Purtroppo questo non è possibile perché i tecnici Acea ci hanno spiegato che quella condotta che arriva qui vicino non ha la potenzialità per poter alimentare l'acquedotto Acea, quindi anche facendo un collegamento provvisorio non riusciremmo ad alimentare le utenze, questo ci hanno spiegato che tecnicamente non è possibile, quindi adesso Acea sta predisponendo le progettazioni, molto probabilmente la condotta arriverà da Testa di Lepre dove già è stato Tragliatella, dove è stata già predisposta, è già stato appaltato il lavoro di estensione della rete, però capite che ci sono dei tempi tecnici che sono non brevissimi. Negli incontri che si sono tenuti è accaduto che c'era presente appunto sia l'amministrazione Arsial nella persona del commissario e del direttore generale, che adesso anche si è rinnovato e cambiato, e c'erano i rappresentanti, la dirigenza Acea. È stato portato avanti un progetto importante perché sia Arsial sia Acea sono riusciti a trovare i denari sufficienti, così hanno appunto dichiarato in sede pubblica, per rifare i 170 km delle condutture di tutti gli acquedotti Arsial. Questa è una cosa molto importante perché porterà appunto al rinnovo completo di tutte le condutture. Ovviamente, trattandosi di un importo così elevato, ci sarà una gara di respiro europeo perché si svolgerà più o meno, come hanno detto, nei mesi di giugno. Chiaro che i serbatoi messi a disposizione da Acea e la nostra casetta dell'acqua sono ovviamente un fronteggiare l'emergenza che, per quanto vogliamo, insomma, non possiamo nasconderci dietro un dito, è un'emergenza importante ma che dovrà appunto essere fronteggiata con una riforma, diciamola così, di carattere strutturale molto importante e che richiederà tempo. Questo è lo stato dei fatti, lo stato dell'arte ad oggi.